Mister, al di là del risultato che ci può stare, che aggregas hai visto oggi in amichevole contro il Mazara? Personalmente a me è un aggregas che è piaciuto molto perché abbiamo riproposto molte cose di quelle che abbiamo provato in settimana. Poi il risultato in queste amichevole estive io non mi lascio sorprendere, non mi lascio impressionare, assolutamente no. Ho visto delle cose molto belle, soprattutto la cosa che mi fa più felice è averle viste sia nel primo che nel secondo tempo. A che punto è la preparazione atletica? Per ora abbiamo carichi molto importanti, però dobbiamo proseguire. Ho visto la brillantezza naturalmente in alcuni soggetti che hanno caratteristiche diverse rispetto ad altri, e ovviamente gente invece che ha una costituzione diversa avrà bisogno di più tempo. Mercato aperto, arriverà qualcun altro a dar manforte all'Acragas? No, io credo per il momento va bene così, non so se faremo qualcosa, forse una cosa ancora, ma probabilmente invece restiamo quelli che siamo. Normalmente quando un ex giocatore che ha calcato palcoscenici importanti scende di categoria si pensa che venga a svernare, che Christian è di sicuro quello che tira la carretta ed è quello che dà l'esempio ai più giovani. Io credo che non dipendi dall'età, io credo che dipendi dalla voglia che ha un giocatore di non staccare la spina. Christian è un giocatore che ancora ha tantissima voglia di giocare, di divertirsi e di impegnarsi e dare un contributo ai suoi compagni di squadra, per cui è un esempio anche durante la settimana, non soltanto durante le gare. I carichi di lavoro influiscono in questa fase della preparazione, per cui non stiamo lì a guardare i risultati, però mi è saltato all'occhio il secondo tempo della prima sgambatura e quello di oggi. È come se i giovani avessero qualche opportunità in più, si sono viste più conclusioni in porta. Io l'ho detto prima, ho detto che ci sono alcuni giocatori che hanno caratteristiche diverse rispetto ad altri e per cui entrano in condizione prima. Inevitabilmente i ragazzi più giovani, anche in termini anagrafici, hanno la possibilità di entrare in condizione prima rispetto ad altri giocatori, ma non è assolutamente una cosa che mi preoccupa la condizione atletica. Sono felice invece delle situazioni tattiche che abbiamo proposto. Mister, ad uso e consumo dei tifosi, noi siamo stati abituati a vedere l'Acragas che giocava più o meno con il solito modulo con quattro difensori, stiamo imparando a vedere un Acragas che gioca con tre difensori e poi lì davanti o con quattro centrocampisti e tre attaccanti o addirittura un albero di Natale. Questa è stata una squadra fin dall'inizio insieme al direttore Cammarati e al direttore Russo costruita rispetto a quello che desideravo fare io, rispetto a quello che desideravo portare in campo e quindi portare questo sistema di gioco. È un sistema di gioco che non può avere i suoi migliori frutti nell'arco di due settimane, abbiamo bisogno di un po' più di tempo, però abbiamo tanta qualità per poterlo fare e sono convinto che più passano i giorni più andremo a fare le cose che, ripeto, mi piacciono e le faremo sempre meglio.